Quante volte avete ascoltato la frase «Nel calcio ne ho viste di tutti i colori»? Parole che sono diventate un mantra. Basta una polemica, un torto arbitrale, un comportamento fuori dalle righe e subito qualche addetto ai lavori la tira fuori come un asso dalla manica. Alcune volte calza alla perfezione, altre, spesso nella maggioranza dei casi, esagerata. Una cosa è sicura, chiunque abbia ripetuto o pensato questa affermazione non era seduto al National Stadium di St. Michael, Barbados, il 27 gennaio 1994. E quasi sicuramente non si è mai gustato nemmeno un filmato di questo elogio della follia, perché ciò che successe quel giorno, più che una partita di calcio, è stato il trionfo del mai visto, del tutto e contrario di tutto. Ma andiamo con ordine. La Caribbean Cup è la massima competizione per nazionali dell'area caraibica. È organizzata dalla Caribbean Football Union, che a sua volta fa parte della CONCACAF, la federazione calcistica di Nord e Centro America. Per molti anni questo modesto torneo ha rappresentato l'unico biglietto da visita per le squadre isolane per entrare nel calcio che conta. Chi vinceva, infatti, era direttamente qualificato alla Gold Cup, che ancora oggi è il trofeo più importante in quella parte di mondo dove il calcio non è sempre lo sport più seguito. L'edizione 94 si disputa ad aprile a Trinidad e Tobago, che è anche una delle favorite alla vittoria. Le qualificazioni si svolgono a gennaio dello stesso anno. 20 squadre divise in 6 gruppi, 2 da 4 squadre e 4 composti da 3. Ogni team gioca partite di sola andata. La prima classificata di ogni gruppo si qualifica alla fase finale. Come lecito aspettarsi, l'attenzione su questo evento è minima. Il livello del football nel Caribe è molto basso. Fatta eccezione per Cuba nel 38 e Haiti nel 74, nessuna selezione è mai approdata ai mondiali. E poi, il 1994 è proprio l'anno della Coppa del Mondo e si gioca per la prima volta negli Stati Uniti. È normale pensare che l'interesse degli appassionati sia rivolto a quella competizione. Difficile immaginarsi la stessa attenzione per un più che pronosticabile Trinidad-Martinica in finale. E le qualificazioni, ovviamente, sono ancora meno seguite. Dalle TV più che dal pubblico, che comunque si presenta abbastanza numeroso nei piccoli stadi. E in uno di questi, l'isola di Barbados, che il 27 gennaio va in scena il teatro dell'assurdo. Prima di arrivare al fattaccio, una premessa. Forse per rendere il torneo più interessante, o forse chissà per quale motivo, si decide che per i gironcini di qualificazione verrà varata una nuova regola. Il pareggio viene abolito e ogni partita che finisce con il segno X viene terminata ai supplementari, dove già vige il Golden Goal. Inoltre, lo stesso Golden Goal vale per due, ovvero, se un match termina 1-0 nell'extra time, la squadra vincitrice si trova con due reti nella tabella dei gol segnati. Tra tutte le formule inventate in più di un secolo di calcio, quella studiata dalla Caribbean Football Union è sicuramente la più cervellotica di tutte, molto simile a quelle create sui campetti di strada dei ragazzini. Invece, è stata partorita in una scrivania di un ufficio di Kingston, Giamaica. Nel gruppo 1 si affrontano Porto Rico, Grenada e Barbados. Il primo incontro è tra i biancorossi di San Juan e Barbados e finisce 1-0 per i primi. Due giorni dopo, però, Porto Rico perde 1-0, ufficialmente 2-0 ai supplementari da Grenada, che in virtù della nuova norma va in testa con 3 punti e 2 gol marcati. Si arriva finalmente al 27 gennaio, stadio di St. Michael. I blu devono vincere con almeno 2 gol, altrimenti sono fuori. Gli ospiti sono più tranquilli e puntano a controllare la gara. Strategia sbagliata perché i padroni di casa vanno sul 2-0 e dominano, fino al fatidico minuto 83. I ragazzi in maglia verde accorciano le distanze, complice un'inguardabile difesa barbadiana. 2-1 e passaggio del turno assicurato per gli ospiti. A questo punto l'irrazionale entra in campo. Per un paio di minuti i barbadiani provano a segnare, ma senza successo. Fino a che Terry Seeley e Oran Stout decidono di passare da carnieri di provincia ad attori protagonisti. Non sono due fenomeni, il difensore e il portiere di Barbados, ma di sicuro hanno studiato bene il regolamento e fatto un paio di conti. Se il pareggio non esiste e riescono a fare il 3-1, perché non farsi autogol? Così si andrebbe supplementari e con l'eventuale gol del 3-2, ovvero 4-2, visto che vale doppio, avrebbero la differenza reti di più 2 che serve per staccare il biglietto per le finals. Così i due si sistemano a un metro dalla linea di porta e iniziano a scambiarsi la palla. La scena va avanti qualche secondo, fino a che Seeley decide di calciare in porta la sfera, 2-2 a 3 minuti dal 90esimo. I grenadini prima esultano, poi intuiscono, il pareggio li condanna all'extra time, quel che sembrava una follia era invece un piano ben studiato. E in quel momento, invece che fermarsi, l'escalation dell'impensabile prosegue.
Se Granada segna e va in vantaggio, passa. Se subisce, o meglio ancora, provoca volutamente un altro autogol, perde 3-2 e rimane a più 1 di differenza reti, qualificandosi comunque con 4 gol fatti e 3 subiti e 3 punti finali. Barbados avrebbe sì gli stessi punti dei rivali, ma con 0 di differenza reti e sarebbe fuori. Seguono 180 secondi in cui una squadra, gli ospiti, attacca due porte, mentre gli avversari sono costretti ad inseguire e difendere un po' da una parte e un po' dall'altra. Incredibilmente, Granada non riesce né a segnare un gol né un autogol. E nei tanto sospirati 30 minuti extra, un diagonale sinistro del barbadiano Trevor Thorne fa calare il sipario su questa commedia ai limiti dell'incredibile. La persona che ha elaborato questa regola dovrebbe essere internata in un manicomio, dichiara in conferenza stampa James Clarkson, CT degli sconfitti. I nostri giocatori non sapevano nemmeno in quale direzione attaccare. Nel calcio dovresti segnare per vincere, non il contrario. L'avventura dei ragazzi di Bridgetown però finisce subito dopo. 2 punti in 3 partite e terzo posto nel girone finale che li esclude dalle semifinali. Al termine dell'evento, gli organizzatori si rendono conto della pazzia che avevano inventato e cancellano subito quella norma, riportando il torneo e il senso comune del calcio alla normalità. Ma il match, nonostante la residua copertura mediatica, diventa presto una storia talmente bizzarra da finire nel 2005 sulle pagine di un volume intitolato Sports Law. Delle due nazionali, da quel giorno si sono perse le tracce. Il calcio, tra quel mare cristallino e le palme verde smeraldo, continua ad essere visto più come un passatempo che uno sport professionistico. E la Caribbean Cup? Nel 2017, seguendo le riforme avvenute all'interno della UEFA, anche la CONCACAF ha creato la sua Nations League. Archiviando questa leggenda pallonara all'interno di uno di quei libri di racconti sul calcio minore. Una storia talmente strana che in molti credevano non fosse mai avvenuta.